Con un comunicato stampa ufficiale, Konami rivela a tutta la community di eFootball PES 2020 la data e i dettagli sull'aggiornamento a tema UEFA Euro 2020, la celebre competizione tra le nazionali di calcio europee. Prima di scoprire cosa ci attende nel gioco di calcio giapponese, vi invitiamo, come di consueto, a sostenere il canale di Evriai.it con la vostra iscrizione. Konami Digital Entertainment ha condiviso le prime informazioni ufficiali sulla partnership con la UEFA. La competizione Euro 2020, quindi, arriverà sotto forma di aggiornamento gratuito per tutti i possessori di PES. Per i collezionisti verrà anche messa in vendita una copia fisica del gioco, a tiratura limitata, con una copertina ispirata al torneo calcistico. Il DLC arriverà precisamente il prossimo 30 aprile e includerà le 55 squadre che hanno partecipato alla fase delle qualificazioni, il pallone ufficiale dell'evento e due nuovi stadi, lo storico Wembley Stadium, nel quale verrà giocata la finale del torneo, e l'impianto sportivo di San Pietroburgo. Come se non bastasse, le modalità Match Day e My Club verranno aggiornate costantemente, con atleti in evidenza, nuove partite a tema, la possibilità di rappresentare una nazione nelle sfide online e il Team of the Tournament, che verrà reso disponibile in My Club una volta conclusa la competizione. A commentare l'annuncio troviamo anche il presidente di Konami Digital Entertainment, che ha dichiarato come il suo team sia orgoglioso del lavoro svolto al fianco della UEFA, con l'obiettivo di garantire alla community un'esperienza di gioco più autentica, completa e divertente possibile. Non vi resta quindi che segnare sul calendario la data del 30 aprile e attendere l'aggiornamento gratuito dedicato ad Euro 2020, in arrivo su tutte le piattaforme. Che ne pensate di questa iniziativa? Siete interessati al DLC di PES 2020? Fateci sapere la vostra opinione nella sezione dedicata ai commenti.